Allora, buonasera e intanto alla presentazione del Cittadinanzio, forse la chicca più importante, la novità di questa nuova società risponde al fatto che non solo sarà Serie C2 ma soprattutto anche amatori, con Alessandro Berni, uno dei volti di questa formazione prossima ad affrontare questa prima stagione nella Lega Amatori. Ah, innanzitutto buonasera. Sì, siamo pronti. Quest'anno la società Cittadinanzio ha voluto creare una squadra per partecipare al secondo campionato di amatoriali di Latina. Abbiamo messo su un bel gruppo, ci stiamo allenando e stiamo preparando bene la stagione che inizierà. Non ci facciamo aspettative, andiamo partita dopo partita, prenderemo tutto ciò di buono ci darà il campo e soprattutto renderemo onore alla società Cittadinanzio che ci ha voluto incorporare in questo nuovo progetto. Ecco, intanto tanta l'amicizia con il ruolo dirigenziale, soprattutto nel ruolo del presidente, però che cosa è che vi è piaciuto almeno in questi primi passi, in questi primi momenti, l'aver fatto parte da subito di questa società? Prima di tutto questa società è nata come storicamente una società di amici, e una società che col tempo è cresciuta anno dopo anno con le proprie forze, con la forza di questi amici, e che anno dopo anno hanno fatto passi da gigante. E la cornice di questa sera ne è la prova. E noi come nuovo gruppo di ragazzi, ex giocatori, chi dal calcio a 11, chi anche dal calcetto, siamo stati molto, molto felici di raccogliere la voce del DG Fabio Locatelli, che innanzitutto voglio ringraziare per averci dato questa opportunità. La spontaneità di questa società è l'aspetto positivo che ci ha colpito tutti quanti, che ha fatto sì che tutti quanti abbiamo sposato in pieno questo progetto. Vabbè, abbiamo presentato, abbiamo conosciuto gli amatori, che sono la novità di questa stagione per il Cittadinanzio, ma andiamo a conoscere comunque anche Stefano Pisano, che dopo tanto tempo lascia, come si dice, il campo come giocatore per intraprendere una nuova avventura, quella della guida di quanto riguarda la squadra giovanile del Cittadinanzio, l'Under 21. Buonasera Pisano. Buonasera a tutti. Bene, allora questa novità, questa voglia soprattutto di passare dall'altra parte, da dove nasce? Nasce dall'amore per questo sport che ho da quando ci gioco, insomma, e l'insegnamento da dare ai ragazzi è solo questo. Ecco Pisano, ma è una scelta dettata dalla società o è stata anche un po' la tua voglia proprio di lavorare con i giovani? Beh, lavorare con i giovani, poi con questo gruppo che la società mi ha messo a disposizione, è un'esperienza nuova per me, però con il lavoro spero di ripagare i frutti. La società, insomma. Va bene, allora dal mister adesso lo lasciamo un attimo per il momento, ma conosciamo uno dei ragazzi che fanno parte di questa società, lo faremo conoscere anche lui, proprio il suo nome per noi intanto è Robert. Buonasera Robert. Buonasera a tutti voi e grazie per essere qui. Allora, sembra che su di te, insomma, ci sarà un grande peso proprio per questa squadra, forse l'esperienza dovrà essere messa anche al servizio del gruppo. Ma certamente, però queste sono solo parole che adesso contano, ma non tantissimo. Tutti i ragazzi ci stanno dando da fare e quindi penso che su tutti i ragazzi ci sarà un grande peso per ripagare la società e tutti gli sforzi che loro hanno fatto per avviare questo progetto.
Ecco, Robert, l'anno scorso hai avuto anche modo di giocare per quanto riguarda con la prima squadra, ma adesso si passa a un campionato un po' più di appartenenza. Forse è anche giusto vedere le cose sotto un altro aspetto, parliamo naturalmente sotto il profilo sportivo. Certo, è giusto, però è ancora più difficile perché mentre giocavo nella prima squadra mi trovavo con dei ragazzi con tantissima esperienza e tutti che giocavano da sempre a calcio a 5. Adesso siamo la maggior parte, veniamo da calcio a 11 e quindi sta ai mister formare una squadra e insegnarci appunto questo sport. Bene, grazie a Robert. Torniamo dal mister, proprio a questo punto giusto e doverosa. Una squadra completamente nuova, soltanto mi sembra di aver capito due pedine che provengono già da questo panorama, il panorama del futsal. A te forse il compito più importante è quello di insegnare a tanti ragazzi proprio il cambio, il diverso passo in questo sport. Io sì, ho sempre detto che questo è uno sport diverso dal calcio. I ragazzi vengono, che abbiamo preso, vengono quasi tutti dal gioco del pallone e sono dotati di sì tecnica, ma tecnica rapportata al gioco a 11. Sarà un compito difficile, ma abbiamo delle ottime basi. E allora la scaletta poi del resto viene fatta sempre un po' al contrario. Alla mia sinistra si trovano il presidente Valerio De Bartolo, sorridente dopo tanti anni, insieme in compagnia anche del tecnico Gerardo Iannaccone. Buonasera ad entrambi. Valerio, partiamo un po' da lontano, sono passati tanti anni, quest'anno si parte con un campionato totalmente differente ed era un sogno che forse cullavi quel lontano 2009 quando insieme a altri amici ti apprestavi praticamente ad entrare nel panorama del futsal. Sì, allora, apposta perché hai detto dal 2009, vorrei far notare che comunque sia c'è stata una crescita. Siamo riusciti fortunatamente adesso ad avere, oltre ad una sola squadra, ben altre due squadre che sono gli amatori e l'Under 21. Molto importante l'Under 21 perché ci può creare dei giocatori e ci crea soprattutto vivaio, e non ci fermeremo qui, punteremo a fare una scuola calcio e dare divertimento anche a dei bambini del territorio. Allora presidente, un momento di importanza però va dato soprattutto a questa società, perché non si tratta soltanto di sforzi a livello economico, ma quanto negli anni però si è creato. Negli anni questa società è cresciuta anche al di fuori di quello che è l'interno della città di Anzio, che veniva dipinta come una squadra piuttosto un po', è stata un po' troppo additata. Poi negli anni questa cosa invece è stata curata e hai messo tanto del tuo, hai avuto la possibilità e fortunatamente l'hai più volte ripetuto, hai avuto molti dirigenti che ti hanno dato veramente tanto, non perché vogliamo assolutamente non dare i meriti a coloro che però ti hanno assistito in questo lungo cammino fino a questo momento. Questa è una cosa molto importantissima perché da solo non sarei mai riuscito, quindi devo molto sia alla dirigenza, ai ragazzi che mi sono stati vicino dal 2009 ad oggi e soprattutto gli ultimi inneschi, tra quali il mister Iannaccone, che ha portato anche una sorta di giocatori di livello che ci hanno permesso quest'anno di affrontare un campionato di livello superiore. E colgo l'occasione per fare i ringraziamenti al mister con la speranza che quest'anno ci si possa divertire e soprattutto dare importanza e far crescere il nome di Anzio nella città. Bene, grazie Valerio, parole piccanti che però non sono offensive nei confronti degli altri, ringraziamenti comunque vanno a tutti, non possiamo stare qui naturalmente ad elencare le tante persone che sono state al tuo fianco. A questo punto passiamo un po' sotto il profilo tecnico, viene da ridere perché con il mister più volte ci siamo sentiti, anche un modo di dialogare, di incontrarci, di scambiare tantissime vedute e opinioni di questo futsal. Ormai sono tanti anni, torni dopo, diciamo tra virgolette, un calvario nel campionato provinciale, torni nel regionale. Qual è, a questo punto ti chiediamo, lo spirito dopo tanti anni, perché poi
i sacrifici sono tanti anche per voi che lavorate con la squadra. Diciamo, come hai detto te, dopo tanti anni la decisione di ritornare indietro a ricominciare un campionato di Serie D è sempre molto difficile, forse perché venivo da un campionato di C1 che mi aveva tolto tante energie, però allora avevo capito che per ricominciare bisognava ricominciare da zero, con un progetto serio. Ci sei riuscito, mister, anche perché bisogna dire la verità che inizialmente c'era, addirittura si paventava l'idea che abbandonassi. Sì, no, vabbè, abbandonavo nel senso, dopo che sono andato via dal Ligors Aprile, che è stato un anno di amarezza, diciamo. Però poi ho avuto delle richieste di squadre di C1, di categoria, però poi è arrivato il presidente De Bartolo che con questa sua voglia di fare, di creare, e ho capito che un progetto era serio ed era molto importante riprogrammare il tutto, e ci siamo messi a tavolino come due amici e diciamo le idee sono subito state perfette, sia le mie che le sue coincidevano, e abbiamo messo su veramente un team formidabile sia come giocatori che come dirigenti e tutto il resto che ci hanno seguito dal primo all'ultimo. Un campionato strepitoso e che alla fine ha portato due giocatori Coppa Capocannoniere, una Coppa Disciplina, un secondo posto con 54 punti che se uno va a vedere un girone di Roma grazie ai nostri amici che dietro muovono i fili, che non si sa per quale motivo, e anzi è andato a finire un girone di Roma perché forse poi davamo fastidio a quelli di Latina visto la potenzialità del città di Anzio, ma bisognava dirlo questo. Comunque con 53-54 punti nel girone di Roma su 8, tutte le altre che hanno vinto il campionato con 40-50, noi ne abbiamo fatti 53, ma purtroppo non sono bastati perché davanti a noi c'era un città di cave, signora squadra, che ha meritato di vincere il campionato. Ecco mister, torniamo tra qualche istante, adesso in incombe la presentazione, bisognerà conoscere, necessariamente avremo modo nel corso della stagione di sentirci. Va bene, grazie a tutti. Niente, il campionato di Serie D e di C2 lo affronteremo con solido spirito, c'è una salvezza da raggiungere, il presidente, su questo siamo stati chiari, cercheremo di fare il meglio, certo una salvezza sì, ma però sono anche sicuro che ho una squadra di giovani forti, ho un team perfetto, molto in gamba, che sicuramente mi daranno tante tante soddisfazioni, e per questo cercheremo di fare il meglio possibile. Grazie a tutti.